Go Michael, go Michael, go Lorenzo, yeah. Go Lorenzo, Michael Franti, woo! Lorenzo Giovanotti, yeah, my friend, my friend. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down. Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento Viaggio all'interno del mondo commerciale molfettese. Come vedete siamo in una piacevolissima presenza con la signora Annalisa Gadareta, che è la titolare di un esercizio commerciale, Il Mercante di Stelle, un nome di per sé già molto accattivante, ma estremamente accattivanti invece sono i soggetti, gli oggetti, ma soprattutto la straordinaria coreografia che correda questo esercizio commerciale, che è tutto, mi si consente di poterlo dire, frutto della fantasia, della creatività della signora. Allora, Annalisa, abbiamo scelto un angolo, se vogliamo, anche un po' particolare, perché naturalmente ci accingiamo, siamo prossimi ormai alle festività natalizie. Però ecco, poiché appunto sottolineavo queste tue capacità straordinarie di, come dire, di arredare e di creare, vorrei che ce ne facessi cenno. Che cosa sta a significare questa tavola imbandita? Questa tavola vuole significare quasi una tavola natalizia, una tavola bandita per le feste, e quindi ho voluto creare quattro posti, sono pochi perché una tavola natalizia richiede più gente, quindi tanta anche molta armonia familiare, però diciamo gli spazi qui sono più ristretti, per cui ho creato una tavola natalizia con quattro posti e ci ho messo le lenticchie che porteranno tanti soldini, speriamo. Ce lo auguriamo quest'anno, e poi tutti i prodotti e quello che ho potuto è un centro tavola fatto con delle mele, delle pigne, degli aghetti di pino e cannella, e le castagne e le marmellate, e di lì c'è anche un'antipastiera con qualche stuzzichino. Insomma, però, consentimi, questa è, come dire, anche una elaborazione tutta tua, no? Vero? E poi questo bianco cosparso un po' dappertutto, ovviamente la neve, no? La neve vuole simulare la neve, che noi a Molfetta non abbiamo, però io cerco di riportare i miei clienti nelle atmosfere delle terre fredde, quindi anche nelle atmosfere della vecchia America, e quindi cerco il più possibile di creare questa atmosfera calda e che non è poco. Però ecco, io volevo ricordare che questo esercizio commerciale si trova praticamente fra comprende in pratica l'incrocio fra via delle Cairoli e via Federico Campanella. Questo non è che un angolo, apparentemente questo contesto sembra modesto, invece è estremamente variegato, oltre che particolarmente spazioso. E noi adesso vi vorremmo anche mostrare ulteriori spazi creativi della signora Annalisa. Allora, amici ascoltatori, fra le mille piccole tante cose che la signora Annalisa prepara, come vedete c'è questo albero, direi quasi maestoso. Guardate quanti oggettini lo arredano, lo addobbano, se mi permettete, ed è una sua creazione. Ecco, lascia che ti chieda
Ci è voluto del tempo, naturalmente, vero? Certo, ormai dopo tanti anni, sono ormai 11 anni di attività, diciamo che l'albero è diventata la cosa più veloce in tutto l'allestimento natalizio. Considera Felice che io impiego 18 giorni per allestire il negozio, ogni anno chiudo per allestimento natalizio, lo sconvolgo tutto, lo allestisco tutto e riapro quando il negozio è tutto pronto. Quindi parto dall'albero e poi me ne vado su tutti gli altri angoli e diciamo che l'albero è la cosa più veloce. Rivolti il calzino, nel senso che proprio il negozio stesso proprio letteralmente lo trasforma. Però lascia che ti chieda, tanti piccoli oggettini, naturalmente ci vuole buon gusto, io te lo devo riconoscere, tantissime cose veramente sfiziosette, che sono un po' la tua caratteristica, vero? E tu sei una di quelle che va alla ricerca di questi oggetti particolari, sfiziosi, che hanno delle caratteristiche particolari, vero? Sì. C'è tanta ricerca dietro tutti questi addobbi, e io sono sempre in viaggio, sempre alla ricerca di cose nuove, e gli addobbi sono sempre nuovi ogni anno e quindi anche perché ho delle clienti che ogni anno mettono addobbi nuovi sul loro albero, io poi consiglio di non fare l'albero tutto uguale. Altrimenti col passare del tempo potresti stancarti, invece puoi prendere pochi addobbi ogni anno e ogni anno assortisci l'albero e l'albero diventa sempre più bello e non ti stanchi mai. No, io quello che volevo evidenziare è che tu hai una carica straordinaria di vitalità proprio da un punto di vista personale che naturalmente poi proietti anche sui prodotti che proponi. Anche perché, come sottolineavi, questo è frutto di ricerca. Tu sei una donna che non è mai ferma e che va sempre alla ricerca di novità. Ecco, io gradirei che tu ce ne mostrassi alcune che hanno colpito un po' la tua attenzione e io spero colpito. Quest'anno, per esempio, stanno piacendo tanto le cassettine degli uccellini. Ce ne abbiamo di vari tipi. Ce ne abbiamo così, ce l'ho così. E poi... Cioè, scusami, sono queste, vero? Perché le hai mostrate, sì. E tanto i dolcetti, i biscotti, e quindi vedi, questo è un dolcetto, e questi biscottini che sono molto carini perché hanno anche lo stampino e puoi farci veramente dei dolcetti, dei biscottini, e le casette di vetro. Ma poi io ti ho visto lavorare, cioè lavorare nel senso che hai anche predisposto alcune confezioni regalo, diciamolo pure che anche questa è una tua delle caratteristiche, accomodati, sì, prego. E faccio tante altre cosette, decoro dei campanacci, ghirlande natalizie con degli angioletti seduti all'interno e creo tante altre cose insomma che poi si possono guardare all'interno del negozio. Un altro angolo straordinariamente ricco e accattivante è quello riservato proprio, come dire, all'angolo delle profumazioni, sia per il corpo ma anche per la casa, vero Annalisa? Certo, questo è tutto un angolo riservato non solo ai prodotti che servono per profumare la casa, quanto anche al corpo. E quindi potete trovare tutti i prodotti francesi, a partire dagli oli per il corpo, idratanti per il corpo, bagnoschiuma profumati, oli con le stecche, che per profumare l'ambiente, saponi, e ci sono anche degli oli per massaggi, questo per esempio è una candela, un cero che si accende e quando si scioglie si versa sul corpo e si usa per fare dei massaggi. Altro che massaggi thailandesi, eh? Infatti. Quelli fatti in casa forse sono i migliori. Tutto. Sì. Per esempio anche le Yankee, le famose candele profumate per profumare l'ambiente e poi tante altre cosette, gessetti impregnati di fragranze che si mettono nei cassetti e negli armadi per profumare, poi quando perdono la fragranza si rigenerano e tante altre cosette, novità per profumare la casa. Vi ripeto, tante piccole mille idee ma estremamente sfiziose, per cui chi
vuole fare un acquisto, un regalo, eccetera. Veramente non ha che l'imbarazzo della scelta. Senti, visto che parlavi di profumi francesi, immagino che anche tu provveda alla selezione dei profumi, no? Assolutamente, anche a questo provvedo io provvedo alla selezione di tutta la merce che è all'interno del negozio, quindi comunque anche a selezionare questi prodotti che sono molto buoni e quindi sono dei prodotti di nicchia che non trovi dappertutto e quindi tutti che non contengono sostanze tossiche, tutti estremamente naturali. È la ragione per la quale poi ogni tanto ti regali qualche viaggio a Parigi, quando hai parlato di francesi, appunto di profumi francesi, perché effettivamente poi li vai a scegliere tu, vero? Sì, personalmente. Insomma, questo significa anche rispetto per il cliente, ma soprattutto garanzia di qualità. Senti, Io Annalisa, quando devo prego. proporre un prodotto lo devo testare prima io e poi lo propongo al cliente. Quindi quando lo propongo al cliente sono sicura che il prodotto funziona, è di ottima qualità e quindi Si va sul sicuro in si va questa sul maniera, sì. sicuro. Io credo però sia il caso anche di mostrare la parte riservata un po' ai piccoli, no? Quest'anno c'è Sì, allora. una piccola novità e quindi ho allargato, diciamo, questo mio mondo anche verso il bambino e quindi ho creato una zona dove ci sono tutte le cose per i bimbi piccoli, neonati, peluche, giocattolini, bamboline e anche arredo per la camera del mio Insomma, figlio. questa donna è veramente sempre E una questa è esplosione. una novità che ti voglio far Ma certo, vedere, è una ecco. novità Sì, li faccio. Se, adesso sì, se che tu ci. viene Sì, dall'America, sono le addirittura. cosiddette torte per pannolini, di pannolini e praticamente sono delle torte fatte tutte di pannolini che si regalano alla mamma. In America usano fare una piccola festa e tutte le amiche regalano alla neomamma, alla futura mamma, queste torte e in queste torte ci mettono tutto quello che può servire alla mamma per il bimbo. E quindi a partire dal biberon, il ciuccio, il calzino, la mutandina e il lenzuolino. E quindi ho preparato queste torte e le voglio inculcare anche a noi e le voglio portare nella nostra tradizione. E come vi ho appena accennato, questa è la torta di pannolini, questa è una torta fatta su tre livelli. Qui ci sono dei calzini, l'orsetto che è seduto su ha il ciuccio, c'è il biberon, questo lollipop piccolo sono dei calzini arrotolati, queste sono delle lavette per lavare il bimbo. E all'interno ci sono dei lenzuolini. Quando la mamma utilizza la scorta di pannolini, all'interno trova anche il lenzuolino e ci si può mettere quello che si vuole. Più grosso il regalo e più grossa diventa la torta. Qui, per esempio, ne vediamo un'altra. Questa è fatta solo e tutta di pannolini ed è tutta rivestita di lavette, le famose lavettine per lavare il culetto dei neonati, e all'interno la scorta dei pannolini. Versione femminuccia. E qui la vediamo nella versione maschile, stessa cosa, qui te la faccio vedere già in celofanata e pronta per essere regalata. Però non sono solo queste le idee per i bimbi, comunque ci sono tante altre cosette, tipo queste piccole babbuccine, sono tutte aziende francesi, oppure io ho proposto anche dei lollipop fatti tutti di piccole lavette e sono carini da regalare quando devi portare un pensierino in clinica ad una signora che partorisce e non è il solito Regalo, sì. regalino. Ma Lascia che ti chieda, quali sono i tuoi cavalli di battaglia? Allora, noi abbiamo mostrato pochissime cose, ma ci siamo ormai convinti, diciamo, della tua straordinaria capacità inventiva. Però, ecco, quali sono i tuoi cavalli di battaglia? Ah, non ci sono dei cavalli di battaglia veri e propri. Diciamo che il mio vero e proprio cavallo di battaglia è proprio il discorso di organizzare ogni angolo del negozio in maniera tale che il cliente possa capire come quell'oggetto possa esporlo in una casa o utilizzarlo in una casa. E quindi è proprio quello che mi contraddistingue in tanti
aspetti, perché diciamo, trovi tutti gli oggetti, li trovi sistemati in maniera tale che sembra quasi una casa vissuta. E lasciami dire che, e questo credo vada sottolineato, lasciami dire, dicevo, che qui comunque quando qualcuno viene non va mai via senza acquistare. Vuote, perché comunque grazie al mio consiglio e capisco super giù il cliente che cosa vuole e riesco sempre insomma a cercare di accontentarlo e comunque di cercare di vendergli più che altro un'idea originale e che non sia la solita idea. E infatti proprio da questo punto di vista, amici ascoltatori, vogliamo chiudere proprio consigliandovi di visitarlo questo negozio, questo esercizio commerciale, perché non soltanto se ne esce comunque, non se ne esce mai a mani vuote, ma soprattutto perché veramente ci sono una miriade di piccoli oggetti sui quali veramente ci sarebbe da raccontare tantissimo. Noi auguriamo ogni bene alla signora Annalisa Gadaleta e naturalmente, poiché credo che a volte bisogna accorgersi e avere la conferma di quello che diciamo soltanto osservando, noi vi invitiamo a farlo, ma forse è meglio che lo dica tu. Il consiglio che vi voglio dare, venitemi a trovare, perché sarò sempre lì pronta a darvi consigli utili per la vostra casa, c'è un'atmosfera familiare e quindi lavoreremo insieme per creare delle belle atmosfere come quelle che si vivono in questo negozio. Benissimo, allora ci fermiamo qui, io vi ribadisco che queste sono cose tutte da angoli straordinari, di straordinaria bellezza, ma proprio in termini di creatività, tutti da visionare. E vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Annalisa che è stata così gentilissima a farci accomodare all'interno del suo atelier. A risentirci al prossimo appuntamento.